Amiche ed amici, ciao a tutti. La più calda delle buone giornate vi giunge da parte di Raffaele Barbieri. Anzi, visto il clima tutt'altro che estivo, dobbiamo dire la più fresca e la più umida delle buone giornate. Ci troviamo a Sturno, provincia di Avellino, di cui a poco si darà vita ad una presentazione di un libro. Un libro che farà parte quest'oggi del nostro libro errante. La nostra libreria Randagia pone le sue basi qui a Sturno con un lettore d'eccezione che ci proporrà questo libro. Lo scopriremo fra poco, anche perché il lettore principe, il testimonial di questa puntata, è lo stesso editore. Quindi una sorta di promozione, se vogliamo, ma anche di introduzione alla lettura vera e propria. Un attimo e scopriremo il tutto. Dottor Silvio Sallicandro, editore per ciò che concerne i tipi Delta 3. Il libro che ci proporrà fra poco è un romanzo che ha un titolo di per sé emblematico, L'ultima cosa che resta, di Maria Luigia Cipriano. Ecco, questo è il libro che oggi veicolerà nel corso della nostra puntata di questo libro errante. Entriamo subito nello specifico, perché fra poco inizierà anche la presentazione vera e propria. Al dottor Sallicandro domandiamo com'è nata l'idea di questo romanzo attraverso la partecipazione dell'autrice. All'inizio erano soltanto dei fogli manoscritti, perché l'autrice ancora preferisce scrivere a mano o addirittura con la macchina da scrivere. Mi confidava il ticchettio ancora della macchina da scrivere e ispiratrice della sua scrittura. Questo romanzo quindi è stato in qualche modo introdotto nel computer per poi in qualche modo rivisitare alcune parti, e quindi è stato goduto, lasciatemelo dire, due volte. Non il semplice file da impaginare, ma una scrittura che andava in qualche modo regolarizzata. Beh, bisognava in qualche modo trovare anche una copertina per quest'opera, e girando un po' per la nostra Irpinia, a Flumeri, mi trovavo di fronte a un quadro realizzato da Basilio Russo, che poi è l'ideatore del Giglio di Flumeri, l'architetto, diciamo, il padre del Giglio di Flumeri, e mi sembrava assolutamente adatto a rivestire i contenuti di quest'opera. Un romanzo, come dice la bandella, come recita la bandella, un romanzo al femminile, dove la donna è sempre la protagonista del plot narrativo. E questo è interessante, infatti quando mi sono trovato a leggere, l'ho trovato subito necessario per la stampa, perché pone in conflitto una nuora e una suocera. Due culture, due mondi che si contrappongono, due culture, quella la prima italiana, l'altra americana, che però alla fine trovano una sintesi. Ed è questo anche il miracolo che la scrittura riesce a regalare, cioè il fatto di trovare poi alla fine un punto di accordo, un punto di che salda due culture, due mentalità, due modi di pensare. Quindi una sorta anche di bozzetto familiare, dove due personalità differenti si intersecano e si intrecciano nel corso del romanzo. Il romanzo non va mai spiegato del tutto, però a questo punto è di prassi l'incipit, la prima lettura da parte del testimonial. Da parte di Silvio c'è appunto la prima lettura di questo romanzo. Le ombre della notte gravano ancora profonde quando Nancy, l'anziana signora, abbandona la fredda stanza ove dorme e si trascina in cucina. Qui l'ambiente è tiepido. Lei s'accosta al camino e con la molle stuzzica il ceppo dal quale si staccano con impeto le scintille. S'affanna poi a soffiare per ravvivare i tizi la cui vita è breve. La donna non avverte più i tremiti. Siede sulla poltroncina di vimini prossima alla finestra e con le mani in grembo attende distratta la luce del nuovo giorno. Iniziamo quindi la ricerca dei nostri lettori.
lettore d'eccezione, il critico Paolo Saggese, dalla sua senz'altro quella valenza forte per ciò che concerne la letteratura irpina e anche come momento di promozione letteraria. Ecco, a Paolo Saggese chiediamo l'importanza di un romanzo nel contesto di un territorio. Sì, l'opera di Maria Luigia Cipriano è un'opera complessa e che si caratterizza per la commedia, per la poesia, per la narrativa, per il romanzo. In questo caso ha cambiato in parte la sua prospettiva, perché le precedenti opere erano incentrate soprattutto sull'autobiografia, sul senso del dolore, sulla speranza, sul rapporto con Dio, sul rapporto con l'Irpinia. In questo caso rinnova la sua scrittura riflettendo principalmente sul mondo femminile, sul difficile rapporto intergenerazionale in cui una figura di anziana e una figura di giovane si intrecciano in una serie di rapporti conflittuali che sono tipici di tutte le epoche, anche della nostra epoca. Quindi abbiamo un'immagine dell'Irpinia attraverso la memoria, però colta dal punto di vista femminile. E questo possiamo dire non è una novità nel panorama letterario irpino, però è un ulteriore elemento di stimolo, sapendo che poi la maggior parte dei lettori italiani sono lettori al femminile. Allora ecco che le lettrici irpine potranno trovare probabilmente in quest'opera letteraria di un'autrice che, dobbiamo ricordarlo, scrive riflette sulla poesia, sull'arte, sulla letteratura ormai da moltissimi anni. Ecco, possono trovare in quest'opera sicuramente di fantasia molta della loro vita, delle loro esperienze, delle loro aspettative, del loro modo di pensare anche ai loro sentimenti, alla loro anima e di riflettere sull'esistenza. Quindi da questo punto di vista è un romanzo inedito per Maria Luigia Cipriano, è un romanzo che sicuramente incontrerà il favore del pubblico. Bene amici, dicevamo di trovarci nell'auditorium comunale di Sturno. Ci troviamo con il primo cittadino, il professor Aurelio Cangelo. Ecco, approfittando della sua presenza, chiediamo l'importanza per ciò che concerne un'amministrazione comunale per la promozione della cultura. Sì, un appuntamento indubbiamente dal grande significato, perché questi incontri servono a lanciare i grandi messaggi educativi per noi tutti, ma soprattutto per i giovani, per i ragazzi. E il nostro auditorium, quanto ci sono le presentazioni di libri, si apre, spalanca le porte a tutti, proprio perché la lettura di un buon libro è l'occasione per invitarci alla riflessione, per farci riflettere su quei sentimenti, su quei valori che purtroppo, ahimè, sfuggono sempre all'attenzione quotidiana, perché evidentemente presi da mille altre situazioni e sicuramente non prioritari rispetto al valore di un ottimo libro. Quindi ringraziamo il sindaco, che possiamo dire all'altezza della situazione, e diamo spazio alla lettura. Le ombre della notte gravano ancora profonde quando Nancy, l'anziana signora, abbandona la fredda stanza ove dorme e si trascina in cucina. Il nostro errabondare letterario continua. Ci troviamo con la signora Francesca D'Amico. A lei chiediamo l'importanza della lettura. Per me è importante tantissimo stare soli, rilassati, che dire, una bella musica su un bel divano, che voglio dire, di più non posso dire, col cagnolino vicino, ogni tanto una carezza, di più non posso dire, io voglio stare da sola quando leggo. Quindi il libro anche come compagnia. Sì, molto. E ci addentriamo nella lettura. Quel giorno passò e così il giorno seguente e ancora altri. Lettrice d'eccezione, Giovanna Stormì. A lei chiediamo
la struttura di questo romanzo, visto che si è addentrata nel recepire alcuni passaggi di questo L'ultima cosa che resta. Sì, il romanzo della signora Cipriano è un romanzo al femminile ed è tutto giocato sull'analessi, cioè sul ricordo di questa anziana signora che vive in America e ricorda il suo passato in un paesino del sud Italia. E i ricordi la aiutano in un certo senso, fungono da catarsi, riescono a farle superare i momenti di dolore che vive lontano da casa, dagli affetti e dal paese a cui tiene tanto. Quindi una lettura ad hoc con Giovanna. Nella stanza si avverte il respiro profondo dell'anziana signora, che porta sul volto i segni della solitudine e negli occhi la tristezza, ma il suo cuore ricolmo di gioia quando i capitoli della propria vita visitano la sua mente. Aspetta il futuro nascituro, Nancy le dice che non sa se sarà maschio o una femminuccia e che se sarà un maschietto non sa come lo chiamerà, ma la certezza che se sarà femminuccia la chiamerà con il nome di sua suocera. Questo, come dire, quell'atteggiamento così ingrato di Nancy che attraversa tutto il libro, alla fine ecco a questo sussulto di orgoglio, questo sussulto, come dire, quasi di generosità nei confronti di una donna che lei aveva sempre trascurato e probabilmente sempre maltrattato. E allora è proprio questo barlume di gioia, di speranza, che alla fine emerge dalla lettura del libro, che fa di Luigina una scrittrice molto molto attenta alla nostra realtà, soprattutto alle vicissitudini con le quali ogni giorno ci dobbiamo confrontare, e le problematiche, ahimè, aumentano e diventano sempre di più incessanti e probabilmente non superabili. Però è proprio questo messaggio finale, quando Luigina dice che l'unica cosa che rimane è l'amore, ma l'amore è inteso nel significato più ampio, nell'accezione più ampia del termine, l'amore non solo nel rapporto tra suocera e nuora, ma l'amore che ci può essere nel senso del rispetto, nel senso della solidarietà nei confronti degli altri. Questa parola amore arricchisce quel testo già di per sé bello e lo rende straordinariamente significativo agli occhi di noi tutti e soprattutto dei giovani. Cara Luigina, te lo dico con la commozione nel cuore, ogni tua opera per me rappresenta, come dire, un ulteriore arricchimento della mia vita personale nonché culturale, e io ti auguro di poter scrivere sempre, perché la tua penna ci regala ogni volta grandi, grandi, grandi emozioni. Complimenti. A gestire una comunità, vedo che questo sicuramente è un fatto molto molto positivo. Parlare di Luigina, anche io la chiamo così, una persona straordinaria che oramai mi è vicina, perché non sono io vicino a lei, ma lei è vicino a me, da 17 anni. Quindi parlavamo di intreccio intrigue, un classico stilema, un archetipo, uno stereotipo per ciò che concerne il romanzo ottocentesco. Però con Maria Luigia Cipriano si parla anche di letteratura in rosa, quindi letteratura al femminile. Però l'occasione è troppo ghiotta, dalla letteratura, dal romanzo passiamo un attimo alla poesia. La poesia irpina, in questo momento, la sua valenza, la sua prospettiva futura. Ma io vedo che la poesia irpina ha un'ottima prospettiva, perché negli ultimi 20 anni e soprattutto nell'ultimo decennio c'è stato uno straordinario fiorire di letteratura anche al femminile. Noi poi l'abbiamo valorizzata in vari modi, lo stesso Raffaele Barbieri con Domenico Cipriano, io con La strada della poesia irpina, il primo e il secondo volume, il terzo che è in uscita. È una... la letteratura femminile fino agli anni 60-70 in Irpinia era una vera e propria eccezione, ma dagli anni 90 in poi c'è tutta una schiera di giovani autrici e meno giovani autrici
che hanno conquistato non solo il panorama locale ma anche quello nazionale. L'Irpinia quindi si può proporre come una delle province sicuramente più vivaci dal punto di vista letterario e poetico, e questo non è un male. Molto spesso si sottolinea il fatto che questi autori magari non hanno le coordinate intellettuali, lo stesso estetiche o anche addirittura etiche per scrivere di letteratura. Io invece non ho di questi pregiudizi. Io credo che qualsiasi autore che dà un piccolo contributo al proprio territorio, anche scrivendo un verso, deve essere ascoltato e valorizzato, senza ovviamente eccessi provincialistici, e da parte dell'autore senza credere di aver scritto capolavori che poi potranno restare nella storia letteraria nazionale. Ecco, la letteratura, la poesia è un atto d'amore disinteressato, perché non si vive di letteratura e di poesia se non in rarissimi casi, e se si fa poesia in modo ingenuo, come diceva Umberto Saba, allora sicuramente tutto ciò che si fa in modo ingenuo serve a tutti noi. Ringraziamo il professore Saggese e adesso diamo spazio alla lettura. Capitolo 21, soltanto l'incipit. Quel giorno passò e così il giorno seguente ancora altri. Trascorsero mesi, alcuni anni, e Felice nella ricca terra, disperatamente solo, sentiva che a poco la sua vita si oscurava. Piacevole sorpresa per i nostri telespettatori. Abbiamo incontrato un amico di Media 3, nostro compagno di viaggio per quanto concerne il programma Il Viaggiatore, l'Irpinia da scoprire. Salvatore, Salvatore. A proposito, cogliamo l'occasione anche per ricordare che il programma Il Viaggi Autore riprenderà il proprio itinerario a partire da novembre. Quindi è un appuntamento che diamo agli amici a casa. Intanto parliamo di romanzi, di letteratura, parliamo appunto di questo L'ultima cosa che resta. Salvatore, quale potrebbe essere l'ultima cosa che resta di un libro? Ma io innanzitutto mi riferisco a questo libro scritto da Maria Luigia Cipriani. Lei lo dice apertamente in uno dei capitoli finali qual è l'ultima cosa che resta. Lei ha detto che l'ultima cosa che resta è l'amore. Dopo una vicenda intrecciata che si sposta negli Stati Uniti, che prende come base l'emigrazione, ovviamente sottolineando le difficoltà o anche i pregi di chi va via, ma anche di chi resta, i rapporti che intercorrono tra chi va via e chi resta, alla fine, per quanto riguarda il restare, la cosa che resta è proprio l'amore. È stata una serata molto interessante. Tutti coloro che sono intervenuti, mi riferisco a Prebende, mi riferisco all'editore Salligandro, mi riferisco a Paolo Saggese, mi riferisco a Bellofatto, sono stati davvero bravi a prendere spunto da questo libro per delineare le caratteristiche particolari che si abbinano bene alla poesia, ma anche alla scrittura di Maria Luigia Cipriani, che si, come dire, conferma come una figura particolare nel panorama della scrittura e della poesia irpina. È una figura tutta a sé e che comunque è di una bravura unica, anche perché ha una lealtà particolare rispetto alle cose che tratta. Parte dal presupposto del ricordo dell'infanzia e attraverso questo ricordo percorre varie strade, portando qualche volta sia la scrittura sia la poesia a livello di arte. Quindi a questo punto l'ultima cosa che resta è leggere. Sì, credo che la lettura, io oso dirlo spesso anche ai miei alunni, che la lettura fa vivere emozioni e situazioni che forse
nella nostra vita non avremmo mai potuto o non saremmo state mai in grado di vivere. Invece leggendo abbiamo altre sensazioni, abbiamo altre cose che accadono e che ci fanno crescere e apprendere cose nuove. Bene amici, siamo giunti alla fine di questa giornata letteraria, di questo nostro libro errante, di questo nostro errabondare con questa nostra libreria randagia che quest'oggi si è fermata qui a Sturno. Adesso riconsegniamo il nostro libro, l'ultima cosa che resta, al nostro testimonial, al nostro lettore principe, a Silvio Sallicandro. Volevo comunque, prima di salutare tutti quanti voi, ringraziare come sempre Daniele De Cicco per le riprese e soprattutto c'è un qualcosa in più in quest'oggi per quanto riguarda questo libro errante. Ci sono delle immagini molto suggestive che esulano un poco dal contesto del romanzo stesso, perché sono state girate proprio dal nostro Daniele in alcune località greche. Bene, questo è un qualcosa in più che Mediatrevi offre, è un qualcosa in più che Daniele ci dona e soprattutto è un qualcosa in più che sarà da corredo a questo libro. Ripetiamo, l'ultima cosa che resta. Da Raffaele Barbieri è tutto, intanto io riconsegno il libro al nostro Silvio Sallicandro, a cui cederei la parola per un saluto. Quando parlavi di libro errante, mi è venuto in mente un po' la transumanza, questo portare le greggi dalla pianura al monte o dal monte alla pianura. Quindi questo trasbordare, questa necessità di alimentare il proprio spirito con una lettura fatta sicuramente con i libri è necessario. Quindi grazie mille di essere qui. Ed è proprio tutto. Alla prossima. Il libro errante vi aspetta con un'altra puntata. Ciao a tutti. Sperone di roccia, proteso sul mare, fu costruita dai veneziani una fortezza a guardia sul porto. Ai suoi piedi si intravede il tempio, che occupa la piazza e che riporta i visitatori in quello scenario tipicamente greco. Είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα. Η μόνη σκέψη μου είσαι εσύ. Κόσμος πάει για δουλειά και στη στάση τα παιδιά.
κάνουν χάσει μια ξανθιά. Ξημερώνει και με βρίσκει στο κορμί του έρωτα σου η βολή και μου λείπεις πιο πολύ. Καλημέρα, θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα, δεν σε ξεχνάω μια στιγμή. Καλημέρα, θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα, η μόνη σκέψη μου είσαι εσύ. Καλημέρα, θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα, δεν σε ξεχνάω μια στιγμή. Καλημέρα, θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα, η μόνη σκέψη μου είσαι εσύ. Καλημέρα, θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα, δεν σε ξεχνάω μια στιγμή. Καλημέρα, θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα, η μόνη σκέψη μου είσαι εσύ. Καλημέρα, θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα, δεν σε ξεχνάω μια στιγμή. Καλημέρα, θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα, η μόνη σκέψη μου είσαι εσύ. Πίστευα ποτέ ότι θα έρθει κάποια στιγμή να την πατήσω και ξαφνικά έτσι απλά με μια ματιά σου, ναι, ανατροπές γίναν πολλές και πώς να ζήσω. Πόσο σε αγαπάω, πόσο δεν το πιστεύω, κι όσο μου λείπεις η καρδιά μου υποφέρει. Πόσο, μωρό μου πες μου πόσο, με έχεις τρελάνει τόσο που τίποτα άλλο πια δεν με ενδιαφέρει. Εγώ κι εσύ, εγώ κι εσύ και όπου πάει, εγώ κι εσύ πάντα μαζί, σου λέω τα σπάει. Να το πω είναι τρελό, μα δες καμιά φορά αλλά ζητάς και η ζωή αλλού σε πάει. Ήρθες εσύ με ένα φιλί να κάνεις τελικά τη διαφορά μες στην καρδιά και αυτό μετράει. Πόσο σε αγαπάω, πόσο δεν το πιστεύω, κι όσο μου λείπεις η καρδιά μου υποφέρει. Πόσο, μωρό μου πες μου πόσο, με έχεις τρελάνει τόσο που τίποτα άλλο πια δεν με ενδιαφέρει. Εγώ κι εσύ, εγώ κι εσύ και όπου πάει, εγώ κι εσύ πάντα μαζί, σου λέω τα σπαεί. Αγαπάω πόσο δεν το πιστεύω, κι όσο μου λείπεις η καρδιά μου υποφέρει. Πόσο, μωρό μου πες μου πόσο, με έχεις τρελάνει τόσο που τίποτα άλλο πια. La meravigliosa spiaggia di Paleo Castrizza, pluri premiata per la sua bellezza e qualità del mare, è una zona abbastanza vasta, con 5 diverse piccole baie, 6 insenature sia di sabbia che di ghiaia, a 25 km dal capoluogo di Corfù. Yo.
μαζί σου λέω τα σφαΐ. Fu costruito tra il 1889 e il 1891, voluto dalla stessa imperatrice d'Austria e del Regno di Ungheria, Elisabetta, o meglio nota come Sissi. L'appellativo Achilleo gli fu dato dalla stessa imperatrice, che adorava l'antica Grecia, in onore dell'eroe omerico Achille, il quale veniva ammirato per la sua forza e la sua bellezza divina. L'edificio ha uno stile pompeiano. Tutta la sua decorazione, con le rappresentazioni e le statue della mitologia greca, furono volute e selezionate dalla stessa Elisabetta. Γιατί εγώ σ' αγαπώ και το φωνάζω και να ξέρεις δεν αλλάζω. Έτσι ήμουν και έτσι θα με. Γιατί εγώ σ' αγαπώ σαν τη ζωή μου κι αν δεν είσαι εδώ μαζί μου σαν μικρό παιδί φοβάμαι. L'imperatrice visitava il palazzo di Achilleion soprattutto nel periodo del 1898, anno in cui la regina venne assassinata dall'anarchista italiano Luigi Lucheni a Genova.
όσο θέλεις πονέσαι με, μη με λυπάσαι. Σ' ένα τέλος αφήσε με και μη φοβάσαι. Nel 1907 l'eredità di Elisabetta venne venduta e l'Achilleion appartenne così all'imperatore dell'Inghilterra e regno della Prussia, Guglielmo II. Alla fine della prima guerra mondiale e dopo la disfatta dell'Inghilterra, l'Achilleion passò definitivamente sotto le mani dello Stato greco, così come venne confermato dal Trattato di Versailles. Sarà poi durante la seconda guerra mondiale che l'Achilleion diverrà il centro dell'organizzazione greca del turismo. Situata nel golfo di Gubbia, sopra ad un'isoletta collegata a terra da un sentiero, si erge la chiesa di Papandi. Il panorama che si gode da questa chiesa è unico, perché si può ammirare tutto il golfo, la città vecchia e anche l'Albania. La costruzione è molto semplice e non ha una valenza storica, ma il contesto è davvero affascinante. Τα δυνατά σου στο τέρμα. Να μου ξεγελάσει το μυαλό. Το έχω ανάγκη, σε παρακαλώ. Να μην καταλάβω πώ σε χάνω. Τον ανόητο να κάνω. Πες μου ακόμα ένα ψέμα που δεν μοιάζει με κανένα. Άσε με στην άκρη και στην τύχη. Ένα ακόμα. Παραμύθι. Πες μου ακόμα ένα ψέμα. Πες μου το καλύτερο ψέμα. Βάλ' τα δυνατά σου στο τέρμα. Να μου ξεγελάσεις το μυαλό. Το έχω ανάγκη, σε παρακαλώ. Να μην καταλάβω πως σε κάνω, τον ανόητο να κάνω. Πες μου ακόμα.